Allora, buongiorno a tutti cari ragazzi, buongiorno ai vostri docenti, è un piacere oggi essere in collegamento con voi. Sappiate che siete più di 150, sparsi un po' su tutta la regione, esattamente come sparsa su tutta la regione, per fortuna in modo molto capillare, l'Associazione Etica del Gusto, di cui poi vi parleremo approfonditamente insieme al segretario. Oggi però focalizziamo la nostra attenzione su Etica Academy. Allora, io cercherò di usare, visto che anch'io ho delle figlie che vanno a scuola, no? Mi dicono che sono boomer, allora cercherò di usare una dialettica delle parole, insomma, che facciano in modo che ci si capisca, perché oggi è importante che voi capiate proprio il messaggio che Etica Academy vi vuole lanciare, che è quello dell'importanza della formazione, non solo per voi stessi, per una crescita professionale, quindi per soddisfazioni, ma anche per poi governare, diciamo così, il mondo del lavoro, per essere voi stessi protagonisti del vostro futuro, sia che scegliate di essere collaboratori e dipendenti, ma anche che scegliate di essere dei piccoli imprenditori, che sicuramente saranno in grado però di fare cose grandi. Allora, prima di me, prima di presentare chi è qui in mia compagnia, direi che sono doverosi i saluti del presidente dell'Etica del Gusto, Massimiliano Orso. Sentite un po'. Buongiorno ragazzi e buongiorno docenti, io sono Massimiliano Orso, titolare del panificio pasticceria Daiello del Friuli, che gestisco ormai da 25 anni. Il panificio era di famiglia, di mio padre e di mia madre. E oggi siamo qua per accompagnarvi in un viaggio virtuale, in questo caso, per farvi scoprire che cos'è l'Etica Academy. L'Etica Academy è una branca, una nuova linea, se vogliamo chiamarla così, dell'etica del gusto, della quale io sono socio dalla nascita e attualmente sono presidente. Questa Etica Academy vuole puntare sulla formazione in assoluto, e quindi fate tesoro di quello che vedrete e di quello che vi verrà spiegato in quest'oretta, in quest'oggi, perché sarà molto importante per il vostro futuro professionale e non solo. L'unione che ha dato l'Etica del Gusto in questi anni, per chi ne fa parte da sempre o da parecchi anni, è una cosa inspiegabile, è una cosa che o si vive o non si capisce. Abbiamo sempre puntato sulla formazione perché altrimenti non si va avanti, non c'è strada, e la formazione deve essere fatta sì a noi titolari, a quelli diciamo un po' più anzianotti, ma soprattutto ai giovani, perché i giovani sono la nostra area, sono il nostro futuro, e quindi siete voi quelli che darete una mano a noi quando noi avremo bisogno di voi. E niente, non voglio dilungarmi più di tanto, vi auguro un buon lavoro e soprattutto una buona giornata. Grazie. Ecco Massimiliano Orso, una cosa che non ho detto all'inizio e tengo a evidenziare davanti a voi adesso è che questo gruppo di formazione che poi conosceremo, ma anche l'Etica del Gusto, sono fatte di persone esattamente come voi, forse più vicine d'età ai vostri genitori, a un vostro zio. Quindi tutto questo nasce da un rapporto interpersonale, da relazioni che si sono create in passato e che tuttora si creano appunto nel presente e succederà nel futuro. Quindi tutto all'Etica del Gusto e in Etica Academy parte dalle relazioni, parte dalla sintonia. Questo deve essere proprio il motivo anche che un domani potrà spingervi ad aderire ai corsi di Etica Academy. Accanto a me ho Manuel Bertossi, alla mia sinistra, alla mia destra invece c'è Gianluca Soncin, e loro sono i grandi protagonisti di Etica Academy. Ben ritrovato davanti a questa bellissima platea, Manuel. Grazie mille, Monica. Tu sei responsabile della formazione, una parola che immagino alla vostra età possa anche turbare, no? Formazione, studiare, non se ne può più, no? Poi dopo tanti anni le elementari e le medie e le superiori, però questa formazione è diversa, ha un sapore assolutamente diverso, è la formazione che sarà in grado di appassionarvi, come è successo a Manuel, no? Esattamente. Al quale chiederei innanzitutto, Manuel, quali sono i motivi per i nostri ragazzi per aderire, quando potranno farlo, all'Etica Academy, ai suoi corsi? Beh, uno dei principali motivi è il fatto di poter crescere in maniera sempre continua, perché siamo in un mondo dove c'è sempre un'evoluzione,
un'evoluzione della pasticceria, del food in generale, ed è sempre bello potersi aggiornare e seguire una linea sempre più contemporanea. Eh beh, questo quindi è fondamentale in un settore che vediamo che telecamera devo guardare, sempre questa, perché siamo in diretta ovviamente, un settore che è in continua crescita, ma un settore che io sono giornalista e mi occupo anche di notizie di cronaca, di economia, vi posso assicurare che in questo periodo di pandemia è uno dei pochi settori che è riuscito a sopravvivere, ma anche a vivere bene direi. Perché? Perché in questo momento di restrizioni, in questo momento in cui ci è stato tolto tutto, qual è la cosa a cui non rinunciamo? Il piacere di quei pochi piacere che ci rimangono, quindi anche quelli del palato, e scegliamo la qualità, magari mangiamo un po' di meno, come è successo a Natale, meno panettoni, però ne scegliamo uno che sia buono, che non ci rimanga sullo stomaco e che sia un panettone artigianale, e questa sarà la propensione al consumo da ora in poi per tutti i nostri clienti, quindi sceglieranno il prodotto che nasce dalla formazione. Allora vi specifico che siamo senza mascherina perché uno siamo distanti e stiamo parlando di fronte, ma tutti e tre abbiamo avuto di recente il Covid, perciò eccoci qua, perciò possiamo permetterci di stare senza, ma solo per questo motivo. Tutti gli altri tecnici in studio e collaboratori che non posso farvi vedere, che si occupano della regia, ovviamente hanno la mascherina, perché l'igiene, come vi spiegheranno poi ai corsi, è alla base di tutto. Manuel, tu hai avuto anche una storia che vogliamo raccontare ai nostri ragazzi, particolare, legata all'etica, di sviluppo se vogliamo. Sì, certamente. Io ho avuto la fortuna di conoscere etica da quando ero ragazzino, da quando avevo 17-18 anni. E da quel momento ho sempre continuato la mia formazione personale. Ho avuto la fortuna e l'opportunità di entrare in questa famiglia. È proprio così, è un gruppo di persone dove ci si aiuta a vicenda per poter crescere professionalmente ma anche umanamente. E nel corso degli anni ho avuto l'opportunità proprio di crescere in maniera esponenziale professionalmente ma anche come persona, fino a quando sono entrato nell'organico proprio di etica, e adesso sono più o meno 3 anni da questa parte che sono all'interno di etica, come di etica del gusto, ma come responsabile della formazione di Etica Academy da 3 anni, insomma. Con grande soddisfazione. Sì, assolutamente sì. Anche perché vedere chi appunto segue i tuoi corsi, che un po' alla volta si forma, un po' alla volta cresce, ricordare com'era quando è arrivato e vederlo uscire, penso che anche per te appunto sia una cosa molto importante, no? Trasmettere la passione, ma trasmettere anche la conoscenza, perché come si diceva prima, oggi non si può prescindere dalla formazione, soprattutto in questo settore. Allora adesso invece alla mia destra vi presento Gianluca Soncin, che è figlio d'arte, nel senso che suo papà è stato uno, seppure sia appunto ancora molto giovane, uno dei soci fondatori nel 2009 dell'Etica del Gusto, di carattere completamente opposto a Gianluca, perché a quest'ora sarebbe qua con la chitarra, perché è anche molto estroso da quel punto di vista. Gianluca invece è molto più serio, molto più composto se vogliamo, e che viene da una delle vostre scuole, dico bene? Esatto, vengo dall'Inussia, lì per mezzo, dove ho completato i miei studi. Quanto tempo fa? Sono 4 anni. E poi da lì sei andato anche all'estero? Sì, da lì ho cominciato prima con un'esperienza in ristorante. Sì. Dopodiché sono partito e sono andato in Spagna per fare un'esperienza di 10 mesi. Dopodiché sono ritornato qua e ho avuto l'opportunità di fare il percorso di tirocinio e sono ancora qua. Bene, percorso di tirocinio, e adesso è pronto per mettersi a vostra disposizione, non solo vostra. Chiedo ai miei ragazzi di alzare un po' la voce, che vi sentano chiaramente, io tendo a strillare, però insomma piuttosto si metteranno i tappi. Quindi avete capito qual è lo spirito che anima Etica Academy, quello della crescita personale, no? Tu tra l'altro, Gianluca, hai visto crescere tuo padre in tutti questi anni, no? Ma non solo sul fronte appunto personale della formazione, la sua stessa attività ha vissuto una trasformazione e non da poco. Esatto, adesso 5 anni fa abbiamo ristrutturato... Che si trova a Osoppo, no? Esatto. Abbiamo ristrutturato il negozio da panificio che era, adesso è diventato un bar, caffetteria, pasticceria, gelateria. Quindi ha preso
tante... Certo, si è espanso. A me piace chiamare boutique del gusto tutte le attività, tutti i negozi dei nostri maestri dell'etica del gusto, non so se li conoscete. Dicevo prima che i soci dell'etica del gusto sono sparsi in tutta la regione, da Trieste a Monfalcone, Udine, la zona pedemontana, Pordenone, Codro, insomma sono circa 50, quindi li trovate. Se avete avuto anche occasione di entrare in una delle loro boutique, sono convinta che siete riusciti proprio a percepire questa differenza tra un, senza nulla togliere per carità, un tra virgolette normale artigiano che ha imparato negli studi ma anche con esperienza la sua attività, però lì si è fermato, e invece chi ha voluto approfondire, chi ha voluto continuare a crescere e poi quindi affermarsi in maniera sicuramente completamente diversa. Vogliamo aggiungere qualcosa per invogliare i nostri ragazzi a continuare il percorso della formazione? Perché, come dicevo prima, Manuel, sai, uno dice: sono stato alle elementari, alle medie, alle superiori, come vonde, detto in friulano, no? E invece no, perché ha un sapore diverso, proprio per rimanere in termini dolciari, se vogliamo. Sicuramente fare un percorso qui in Ethic Academy è fare un percorso di vita, un percorso di crescita, ma soprattutto le persone possono esprimersi in modo tale che diano il meglio di loro e avranno la possibilità di confrontarsi sempre con delle persone preparate, professionali, dove trasmettono proprio la propria esperienza a voi ragazzi, che poi questa esperienza poi andrete fuori a, come posso dire, a esprimere al meglio, esattamente. Ecco, anche perché ognuno di voi ha dei talenti, ognuno di noi ce li ha, quindi dobbiamo anche essere accompagnati però nello sviluppo di questi talenti, non è sempre facile coltivarli come vorremmo. Va bene, allora io ringrazio i nostri formatori, Manuel e Gianluca, per essere stati con noi, poi sì, incontreremo altri due ospiti, però nel frattempo, puoi salutarli Gianluca? Sì. Bene, nel frattempo vi facciamo vedere questo video che in grande sintesi racconta l'Ethic Academy. Guardatelo con attenzione perché poi vi facciamo anche le domande, eh? Nuovamente in studio, chiamiamolo così, quello che normalmente è uno spazio dedicato proprio alla formazione qui nella sede, non ve l'ho detto, di Pasean di Prato, dell'Etica del Gusto, dell'Ethic Academy ovviamente, no? Ethic Academy, che è nata dopo un percorso dell'Associazione Etica del Gusto, che è nata, se vogliamo, in modo anche anomalo e atipico rispetto a tante altre associazioni. Ma prima di tutto vi presento che al mio fianco, partiamo dal gentil sesso, Chiara Selenati, che si occupa della segreteria
pasticceria, ma non solo, dell'etica del gusto. Ciao, buongiorno a tutti. È una tutor, perché lei dà assistenza a tutti, è un po' jolly, nel senso che riesce a ottimizzare il lavoro di tutti, quindi è una figura professionale molto importante all'interno di questa grande squadra, perché come ci spiegherà adesso Filippo Spinelli Barile, che è segretario dell'etica del gusto, si tratta di una grande squadra. Benvenuto Filippo. Bene, grazie Monica. Tu sei stato, permetto solo di dire due parole, sei stato colui che ha voluto inizialmente subito questa associazione e grazie anche al suo carisma ha coinvolto quelli che poi sono stati i soci fondatori, principalmente pasticceri, panettieri, gelatieri della nostra regione, che hanno colto lo spirito che in maniera pionieristica, se vogliamo, no? Quindi era già all'avanguardia. Filippo ha visto prima di tutti, perché mi permettimi anche questa premessa, fate questa considerazione ragazzi, immaginatevi due panifici che si trovano nella stessa via del vostro paese, secondo voi quale potrebbe essere l'atteggiamento? Quello di rivalità, quello di concorrenza. Bene, l'etica del gusto ha sradicato completamente questo concetto e ha fatto sì che se ci sono due panetterie o due pasticcerie all'interno della stessa via, diventino quasi soci o comunque tutti partecipanti di questa associazione per una crescita comune, per uno scambio di ricette, per uno scambio di idee, come si dice adesso, uno scambio di know-how, anche se in italiano abbiamo una lingua bellissima, non serve ricorrere al termine inglese. Comunque per una crescita reciproca. Questo è stato Filippo, un antesignano se vogliamo in questo settore, e quindi dall'unione di questa squadra è nata l'etica del gusto. Beh, intanto grazie Monica per le parole spese e ringrazio anche in questo momento tutti i docenti e dirigenti che hanno permesso questo confronto su questa piattaforma digitale, che anche per chi è della mia generazione è un'assoluta novità. Chiaro che saluto tutti voi ragazzi che invece siete più avvezzi a questa tecnologia. E, diciamo, per me il compito che è stato assegnato in questo frangente è quello, mi hanno detto, in tanti mi chiedono, ma cosa unisce etica del gusto a etica carne? Diciamo, quanto ha fatto etica l'associazione, lo ha manifestato nei video, l'abbiamo un po' visto, è un'associazione che opera in ogni modo da 12 anni, operava già prima che questo poi si diventasse tale, un'associazione, devo dire che c'è stata una coesione che quasi è diventata ventennale, però francamente è difficile descrivere cosa unisce, credo che sia molto più semplice delineare a voi ragazzi che cosa ci separa, che poi voi siete molto immediati e ci direste velocemente, voi siete vecchi, cioè fondamentalmente ci separa l'età, perché tutti noi se ci riavvolgiamo il nastro di una ventina d'anni, non dico che sono come voi, perché in realtà ruberei un decennio, però sarei poco diverso. In comune invece posso dire che tutti i soci hanno al vostro pari l'amore per la professione. È chiaro che l'età manifesta tante... diciamo che l'età serve a loro per essere guida nei vostri confronti. Allo stesso tempo abbiamo avuto noi stessi un privilegio simile, no? In quanto anche noi all'interno dell'associazione abbiamo avuto tanti docenti che sono stati dei maestri per noi. Oggi gli stessi allievi si fanno maestri e trasferiranno queste conoscenze a voi e per tutti coloro che amano questa professione. Per cui io credo che veramente cosa ci separi sia l'età e il processo naturale che si vuole attivare è un processo di osmosi, dove da una parte l'artigiano, il socio dell'etica del gusto, trasferisce tutta quella che è la sua conoscenza della selezione della materia prima, conoscenza di come strutturare un laboratorio, di come tenere un pulito laboratorio, di come effettuare una ricetta, ma soprattutto di come intervenire nel momento in cui uno sbaglia una ricetta. Chi ama il lavoro sa benissimo che la differenza fa non come si cade, ma come si è capace di rialzarsi. E questo, se vogliamo, è la scelta che abbiamo attivato all'interno di Etica Academy. Le persone che abbiamo conosciuto prima, la persona di Manuel e Gianluca, accorciano la distanza. Certo. Manuel oggi ha una trentina d'anni, ha un'esperienza consolidata e devo dire che ci avvicina direttamente di più a loro. Ecco, questo è un po'
quanto è stato fatto, Monica, e spero... In grandissima sintesi, perché ce ne sarebbe da raccontare. Io ho avuto la fortuna di seguirli dall'inizio, no? Ma raccontare proprio ciò che li ha resi così coesi, la partecipazione a fiere, a Good. Pensate che c'è una fiera a Udine che si chiama Good, c'era ora con tutti questi problemi della pandemia, stanno slittando tutti i programmi, si teneva un anno sì, un anno no. E come tutte le fiere, in genere cosa succede? Chi è interessato a parteciparvi paga uno spazio. Bene, l'etica del gusto è sempre stata corteggiata. L'hanno pagata purché andasse a partecipare a questa fiera, elevando, se vogliamo, anche la proposta qualitativa, no? Perché è una garanzia l'etica del gusto su molti fronti, non solo quello della qualità del prodotto, è una garanzia di etica innanzitutto, quindi fare le cose correttamente, nel rispetto dell'altro e nel rispetto di determinate regole fondanti del lavoro di ognuno di noi. Quindi faccio un esempio sciocco, per esempio, quanti nostri etici potrebbero utilizzare, e voi la conoscete, la vanillina o la vaniglia chimica, anziché la vera vaniglia che costa 70 volte tanto. Non è mai successo che un associato dell'etica del gusto abbia, tra virgolette, ingannato così il consumatore, perché alla base di tutto c'è l'etica, ma il rispetto di quest'etica è appagante e paga i nostri professionisti del gusto. Abbiamo preparato 9 slide, no? Che molto velocemente Filippo commenterà insieme a voi. Quindi, se la regia è pronta, prontissima come sempre, possiamo partire. Filippo, e tu puoi introdurre le tematiche. Io chiedo direttamente a Giovanni se passiamo direttamente alla presentazione dei master, in quanto ritengo che la differenza tra cosa unisce Etica del Gusto e Etica Academy, credo che l'abbiamo affrontata ampiamente, e credo che voi giovani oggi più di tutto interessi concretamente, consapevole di quanto sia difficile tramitare la vostra attenzione a casa, quello che vuole essere il vostro percorso, no? Allora, la stagione 2021-2022 presenterà 4 master, uno dedicato alla pasticceria, uno alla cioccolateria, panificazione e gelateria. Se vado alla slide successiva, vediamo subito che contemporaneamente, nel mese di settembre, si attivano in 2 sale separate il corso, il master di pasticceria, della durata di 120 ore, un orario pomeridiano, cercando di andare anche incontro a quelle che sono, abbiamo notato, le difficoltà di muovere per voi ragazzi che siete giovani, che difficilmente al mattino, venendo da vari punti della regione, riuscireste a sfruttare. E il master di cioccolateria, ripeto, saranno 2 sale ben distinte e attrezzate in maniera ampiamente professionale, diciamo che grazie anche ai molti sponsor che negli anni sono intervenuti, ci hanno permesso di realizzare delle sale importanti e che vi avvicinano il più possibile a quello che è il reale mondo del lavoro. È evidente che tutto quanto ha fatto la scuola per voi in questi anni, che è encomiabile, prendendovi cura di quanto è la vostra educazione, quanto è il vostro livello di attenzione e concentrazione, li vede distanti da quello che può essere un laboratorio altamente professionale. E devo dire che ringrazio nuovamente i dirigenti che abbiano capito al meglio quanto questo progetto vuole essere inclusivo nell'unire al mondo del lavoro, al mondo della scuola. I master successivi invece avverranno nel mese di febbraio, se la memoria non mi inganna, e sono anche in questo caso qua, sono in contemporanea. Cioè sarà un master di panificazione e un master di gelateria. Le ore sono ridotte, diciamo, in laboratorio. Tutti e 4 i master avvengono anche a livello pratico. Vi spiego meglio. Diciamo che in tutti questi anni, e l'esperienza stesso che i docenti, che appunto sono i soci dell'etica, vantando 20-30 anni di imprenditoria, hanno redatto un programma didattico che poi svilupperemo anche in maniera reale nella stessa sala in cui parliamo adesso, però con dei banchi attrezzati singolarmente dove ciascun singolo allievo si può adoperare. Chiaro che la proposta è fatta solo per 8 persone alla volta. Per cui c'è un'attenzione massima, anche il rapporto del docente, sono 2 docenti che seguiranno l'allievo, in un rapporto 1-4 con la massima attenzione, ed essendo un percorso con la convinzione che in questo percorso poi si adoperi anche un rapporto di sinergia tra quello che è l'allievo e il docente. Questo è per quanto riguarda i master. Che cosa rilasciano di importante questi master? Intanto rilasciamo l'attestato dell'HACCP che vi pone
probabilmente con le vostre scuole già la potete ottenere, questo, però per altri magari meno, però di sicuro vi rileva un'importanza che spesso a livello televisivo non viene proiettata, ovvero la pulizia dei locali, l'igiene dei locali. Adesso siamo in un periodo storico in cui tutto questo viene evidenziato in maniera importante, ma vi assicuro che il 50% del lavoro di un artigiano, e penso che i vostri genitori, le vostre mamme ne siano pienamente consapevoli, è la pulizia. Lo stesso regolamento interno, le divise e quant'altro, è un rispetto per la vostra persona che vogliamo accendere. Sono dettagli che abbiamo curato negli anni in maniera importante, perché solo rispettando la vostra persona, ragazzi, io vi dico, potete rispettare chi avete di fronte. Questo è molto importante che lo capiate. Cosa offre ancora il master? Finito il percorso in aula, vi offre la possibilità di partecipare a un tirocinio. Un tirocinio è diviso in due parti. I primi 3 mesi il tirocinio viene retribuito direttamente dall'associazione, i secondi 3 mesi invece viene retribuito dall'azienda ospitante. Questo perché vogliamo da parte vostra che vi sia un reale percorso di crescita. Scusa se ti interrompo, Filippo, ma è unico nel suo genere a livello nazionale, perché tirocini retribuiti neppure chi è laureato in architettura, in legge, riesce ad ottenerli. Cioè è un privilegio non da poco, e questo probabilmente i vostri docenti ve lo possono avallare. Ma sicuramente è corretto quello che dice, però ripeto, anche la volontà è di accorciare questa distanza che c'è tra il mondo dei senior e il mondo dei giovani. Io fino adesso ho evitato molto la parola progetto, perché secondo me ultimamente se ne fa anche un po' un abuso e i giovani possono avere anche un po' un rigetto. Noi vogliamo essere concreti, dare una reale possibilità. In effetti quello di entrare veramente a far parte di una rete di professionisti che oltre ad offrire queste possibilità, un tirocinio appunto retribuito, quant'altro, ma anche far parte di una rete vuol dire anche condividere altre esperienze. Come dicevi te, Monica, l'associazione ha partecipato a vari eventi. Io devo dire onestamente, ho sempre apprezzato molto tutti coloro che si prestano ad organizzare gli eventi, sia il padiglione fieristico di Udine, sia anche quando abbiamo fatto eventi importanti che abbiamo avuto una visibilità nazionale con il World Record del Tiramisù, fatto Gemona come peso, fatto al centro commerciale Chiare come lunghezza. Devo dire che sono tutte azioni che hanno unito molto, e devo dire che voi giovani portate molto, perché portate entusiasmo, portate allegria, portate una risata che spesso a noi ci manca, ecco, devo dire. Per cui io penso sempre che questo sia un reale scambio, ecco, questo io ci tengo veramente a sottolinearlo. Per quanto riguarda la formazione, abbiamo parlato ampiamente dei master, perché io ritengo che sono la prima tappa veramente interessante per voi e per i vostri genitori. Sicuramente ve lo dirò anche alla fine, però ci tengo che questo ambiente lo veniate a visitare di persona, magari anche con i vostri genitori, per rendervi consapevoli di quello che può essere un investimento, ma al contempo una grande opportunità. Poi la stagione 2021-22 prosegue con una serie di corsi intermedi. Cosa si differenziano dai master? I corsi intermedi sono corsi che non sono pomeridiani e che sono articolati in 2 giornate, solitamente il martedì sul mercoledì, quello che riteniamo più strategico, e all'interno dei quali mediamente sono sempre i soci. Devo dire che abbiamo fatto anche un'escursione in altri mondi, il mondo dei social, l'utilizzo corretto. Sicuramente in questo siete più giovani voi insegnarci a noi, però devo dire anche che spesso troppa informazione stroppia, per cui credo che anche appoggiarsi all'esperienza di coloro che sanno gestire i social al meglio sia un dettaglio importante, questo ritengo. Certo. Diciamo che poi il mio pensiero è anche relativo, cioè tutto quello che è stato strutturato all'interno di un consiglio, sicuramente la mia persona crede molto in tutto ciò che è stato lavorato insieme in questo, oserei dire, quasi anche 20 anni, perché ripeto, l'associazione ha un suo storico antecedente a quella che è stata poi l'esplosione. Poi ci sono i corsi avanzati,
che hanno da sempre evidenziato invece l'associazione, dove ad esempio io prima ho apprezzato molto l'umiltà di Gianluca, che ha voluto omettere un'esperienza di 10 mesi fatta da Paco Torreblanca. E questo devo dire è notevole per un ragazzo di 25 anni omettere questo. Questo secondo me ha già carpito al meglio quello che sono i valori dell'associazione. E qui dentro ci sono stati professionisti di livello internazionale. Corteggiatissimi peraltro, che testimone e io hanno detto: guarda, rinunciamo ad andare in Francia, in America, perché vi conosciamo e veniamo da voi. Sì, e non sono soddisfazioni da poco queste, Filippo? No, sono soddisfazioni importanti anche perché poi in comune abbiamo notato che vengono per star bene, vengono per star bene. Personaggi come quello appunto sì, appena citato, ma da Montersino, uno dei primi, ancora prima che diventasse un personaggio mediatico, è stato uno dei primi a venire all'Etica del Gusto, se non ricordo male, sì, no? Sì. Uno dei primi corsi proprio lanciati. Quindi anche questo a testimonianza del valore del gruppo, della squadra. Sì, penso che vi sia sempre stata una ricerca importante per arricchirsi tutti quanti. E in ultimo abbiamo, anche in questo posso dire, dal 2003, per cui ancora prima che diventasse associazione, ma il gruppo era il medesimo, e abbiamo sempre attivato corsi di comunicazione. Anche in questo devo dire, io ho apprezzato le parole che ha espresso prima Manuel, come far parte di questa famiglia sia una crescita personale. Ragazzi, vi assicuro che le difficoltà più grandi che sono non sono legate alla realizzazione di una ricetta, ma alla condivisione degli spazi con i colleghi, capire le necessità che può nutrire un imprenditore. Voi domani potete essere voi imprenditori, come menzionava prima Monica, o potete avere un ruolo diverso, ma vi assicuro che l'obiettivo è sempre il medesimo: soddisfare il cliente finale, soddisfandolo con dei valori propri dell'artigiano, per cui con prodotti di alta qualità. E questo è un altro punto di incontro che ha avuto l'associazione con l'Academy, quello di portare al centro, continuare il lavoro di qualità e comunicarlo al consumatore finale. Per cui i corsi di comunicazione hanno questa forte valenza. Io non so se sono lungo nei tempi. Siamo perfetti, perché vorrei solo spendere sì, due parole per quanto riguarda la struttura, se ancora sono sì, in tempo. Sì. La struttura si articola su circa 700 metri quadrati, saranno all'interno 4 sale, una dedicata ai corsi di comunicazione, una ai corsi di cioccolateria, la sala master dove siamo adesso, e poi abbiamo, diciamo, una sala che noi riteniamo un po' più trasgressiva proprio per voi, per il bartender, dove affrontare corsi sui cocktail, sul caffè, e diciamo che forse ne individuiamo più un punto di incontro, di convivio per tutta quella che è la formazione. Io credo di essere fuori tempo, per cui ragazzi, no, sei perfetto, Filippo. Se sono bene, allora sì, in tutto io questo vi aspetto veramente qua, sì, perché sono volevo dirvi un passaggio importante: la struttura può avere una sua metratura ed essere un buon contenitore, però vi assicuro che le persone che operano all'interno, e oggi nell'organigramma vi è una decina di persone che operano per accogliervi, per seguirvi, la persona di Chiara e chi ne sta ancora più indietro e tutti i docenti, per cui mi raccomando, non dimenticatevi mai il valore umano e vi aspetto qua. Assolutamente. Grazie Filippo Spinelli Barile, abbiamo visto appunto segretario dell'Etica. Chiara, nel ruolo che riveste, prevede appunto anche la sua disponibilità di aiutare nel capire meglio, perché in effetti è abbastanza ampio come settore, ma anche come approccio, non è, noi diamo per scontato perché lo conosciamo da una vita, Chiara, però tu in questo aiuti a conoscere meglio il mondo. Sì, perché l'offerta formativa è molto varia, come dicevi tu. E poi dopo i lavori che ci saranno, che inizieranno a breve, della nuova struttura, ci saranno ancora più corsi, quindi ancora più persone, accoglieremo ancora più persone qui all'interno, e quindi bisogna essere ben organizzati. Io mi occupo dell'accoglienza assieme alle mie colleghe e diciamo a guidare e a, come dicevi all'inizio, essere un tutor proprio, un'amica,
su cui appoggiarsi per chiedere informazioni, consigli, qualsiasi cosa legate appunto all'offerta formativa. Bene, grazie anche a Chiara Serenati, peraltro nota food blogger, che era già appassionata del settore, però ovviamente sposando questo mondo, Chiara, non potevi che aumentarlo, ha già scritto 2 libri tra l'altro. Quindi, e anche questo nasce comunque da Ethica Academy, anche se indirettamente. Adesso c'è un momento del gioco, immagino che siate stati molto attenti a quello che abbiamo raccontato finora, so che avete l'autorizzazione da parte dei vostri docenti di prendere il vostro smartphone, di andare su Instagram, di cercare sulle stories di Ethica Academy quello che abbiamo pubblicato per voi. Quindi potete interagire, cercate Ethica Academy e rispondete al sondaggio a quello che noi vi chiediamo. Nel frattempo annotate anche qualche domanda, se avete qualche dubbio, qualche perplessità, qualcosa che vi abbiamo raccontato e magari vorreste approfondire ancora di più in compagnia dei nostri ospiti. Possiamo richiamare Gianluca e Emanuele per farvi raccontare appunto che cosa hanno vissuto, qual è stata anche la loro crescita. Poi a breve invece vi racconteremo qualche storia. Adesso è uno strumento, se vogliamo, anche della comunicazione, quello dello storytelling, raccontare le storie, no? Così ci capiamo meglio. E per spiegare anche dal punto di vista emozionale ed emotivo che cos'è che è successo durante il periodo di crescita di ognuno dei nostri soci. Come dicevo prima, ne abbiamo disseminati in tutta la regione, ma molti di questi poi hanno fatto il passo ancora più lungo, sono andati fuori regione, sono andati all'estero, sono andati oltreoceano, pensate un po', sono diventati anche dei veri e propri personaggi, mantenendo sempre comunque una grande umiltà, una grande modestia che ha permesso loro di aggiungere di volta in volta qualche tassello alla loro formazione professionale. E sì, è vero, sono dei maestri del gusto, ma non si fermano e non si fermeranno, perché io ho imparato a conoscerli. Anche quando da fuori pensiamo che abbiano raggiunto il loro apice, comunque continueranno a formarsi, a informarsi, a consultarsi tra loro, a scambiarsi le informazioni. Qui all'Etica del Gusto ci sono anche i simposi, no? Di cui non abbiamo parlato, che sono dei momenti in cui i soci si ritrovano per concentrarsi su un determinato prodotto, che può essere la colomba nel periodo di Pasqua, il panettone nel periodo natalizio, la cioccolata, e da questi simposi, da questi incontri, chiamiamolo così, nascono sempre delle piacevoli novità. C'è chi impara qualche tecnica particolare nella cioccolateria, c'è chi invece affina quella nella produzione del panettone, e c'è questa continua crescita che è il comune denominatore di tutte le attività dell'Ethica Academy sicuramente, ma anche dell'Etica del Gusto. Allora, come siamo? Non posso avere un vostro feedback per capire se, ah ecco sì, ma abbiamo la nostra regia che ci sta informando che state interagendo, perché ricordatevelo, un aspetto fondamentale della vostra attività, sicuramente ve l'avranno detto anche i vostri docenti o ve lo diranno, è proprio quello che in inglese si chiama feedback, che è quello del ritorno di quello che noi facciamo, no? Tutti i nostri etici, tutti i nostri associati nella loro attività hanno questo dialogo con i loro clienti per capire se stanno andando nella direzione giusta. Quindi noi adesso abbiamo intrapreso questo dialogo con voi attraverso un canale a voi più consono, che è quello dei social media, per capire se appunto vi sta interessando, vi sta piacendo, se c'è qualche criticità nel modo in cui anche ci stiamo proponendo, e soprattutto se avete raccolto quello che in questi pochi minuti Filippo, Chiara, Manuel e Gianluca hanno seminato, no? E questo è importantissimo anche per far crescere noi, perché anche l'Etica ovviamente e in continua crescita, non solo nell'insegnamento ma anche nella sua formazione, nella sua preparazione stessa. E quindi per le domande direi che ci possiamo aggiornare alla fine di questa sessione, però intanto voi fate mente locale su quello che vorreste approfondire. Direi che possiamo continuare, immagino che con la vostra prontezza e velocità abbiate già risposto tutti quanti alle nostre domande e ai nostri piccoli sondaggi. Quindi io a questo punto potete anche rimanere con me se avete piacere, no? Perché andiamo a conoscere alcuni, non tutti perché sono talmente tanti, però abbiamo cercato di individuare per ogni provincia della nostra regione un esponente dell'Etica del Gusto, che ci racconti, ma veramente in grandissima velocità,
il loro percorso, il loro approccio all'etica del gusto, all'Etica Academy, e che cos'è che di magnifico sono riusciti a costruire, chi in più, chi in meno anni, comunque in un percorso molto ben articolato. Allora chiedo alla regia di partire con le prime testimonianze. Guardate anche che ambientazioni, ragazzi. Buongiorno ragazzi, sono Graziano Cassin, del panificio pasticceria Cassin. La nostra famiglia, mio padre, ha fondato questa azienda nel 63, ha cominciato come panificio, esclusivamente con la produzione di pane, con l'aiuto di mia madre, poi sono subentrati i figli, i miei fratelli, io sono l'ultimo. E nell'arco degli anni è cresciuta, ci siamo sempre migliorati, e poi appunto con l'ingresso dei miei fratelli abbiamo sempre cercato di migliorare la qualità dei prodotti. Ecco, in questi ultimi 12 anni appunto c'è stata vicina nella crescita questa associazione, l'Etica del Gusto, che conoscete bene, che ci ha aiutato. Ecco, Etica del Gusto è un'associazione che è stata lungimirante e ha creato una condivisione di queste attività, e quindi quello che prima era visto come un concorrente adesso era visto come un collega, una persona con cui confrontarsi e risolvere magari i problemi assieme. Buongiorno ragazzi, io sono Gianfranco Cassin. Appoggio quello che ha detto mio fratello Graziano, che l'etica per noi è stata veramente importante per la nostra realtà e per tutti i nostri due negozi. I nostri negozi sono diventati, grazie anche all'Etica del Gusto, una boutique, perché ci ha permesso, facendo dei corsi e partecipare a tutta la formazione dell'Etica del Gusto, di rinnovare i nostri locali, aggiornandoci sempre con maestri di fama internazionale. Va evidenziato il fatto che l'Etica del Gusto per noi è stato come un padre di famiglia su questi 12 anni, perché in qualsiasi momento di bisogno, di consiglio, di aggiornamenti, ci siamo sempre rivolti a loro con una chiamata o con un corso, qualsiasi cosa, ci è stato veramente d'aiuto. Ciao ragazzi, mi presento, sono Giuseppe Gangi, della omonima pasticceria Gangi Fratelli di Udine, in via Grazzano. E niente, vi volevo raccontare solo come è nata la nostra idea, la nostra storia qui a Udine, essendo siciliani. E niente, abbiamo voluto portare un po' la nostra tradizione, i nostri prodotti, invertendo la cartina geografica, cioè dalla Sicilia siamo venuti in Friuli Venezia Giulia, che infatti facciamo parte dell'associazione Etica del Gusto, in cui ci ha aiutato a realizzare questo nostro progetto, questa nostra idea, e quindi anche trovando degli spunti per diventare molto più professionali. Ciao ragazzi, io sono Gaetano Gangi, il figlio di Giuseppe, e ho 30 anni, quindi come età sono quello che si può più avvicinare a voi. Anche io da 10 anni che faccio questo mestiere. Ovviamente ho preso spunto da mio padre, dalla mia famiglia, dal mio zio, che è da una vita che fanno questo mestiere, e ho studiato tutt'altro, facevo un liceo scientifico, ma dopodiché mi sono appassionato vedendo appunto quanto è importante al giorno d'oggi riscoprire il nostro mestiere, che è un mestiere bellissimo, no? Che si basa sulla qualità, sulla voglia di fare, sulla voglia di spaccare il mondo con il nostro lavoro, che è stupendo. E, ho aperto la mia seconda attività, cioè la mia prima e la seconda attività le ho aperte appunto quando avevo la prima a 21 e la seconda a 30, e sono stato aiutato molto anche dall'Etica del Gusto, che mi ha spronato ad investire, anche se è un periodo difficile, un periodo dove probabilmente un giorno potremo raccontare solo noi di essere passati in questo periodo qui, no? Però l'importante è sempre crederci, perché se si lavora bene e si ha degli esempi e degli ottimi insegnamenti, quale potrebbe essere una scuola come l'Etica, ad esempio, si può fare tutto. Buongiorno a tutti,
Sono Sandro Maritani, titolare assieme a mio fratello dell'azienda Maritani. Noi ci occupiamo di pasticceria e anche di prodotti da forno come il pane e prodotti di pasticceria. Abbiamo 3 punti vendita e siamo con l'apertura prossima di un quarto. E la nostra storia parte da lontano, dal 1928, quindi nonni, due generazioni di miei nonni panettieri, poi la terza generazione di mio papà panettiere anche lui, però è stato lui che ha avuto la svolta di inserire la pasticceria nella nostra attività. Pasticceria e anche cioccolateria negli anni successivi. Dopodiché siamo entrati io, la faccio un po' breve, io e mio fratello in azienda, perché comunque siamo un'azienda a gestione familiare, e abbiamo iniziato a portare avanti le redini di famiglia. Ora mio fratello si occupa principalmente della gestione dei locali e di tutto il personale e io mi occupo direttamente della produzione. In tutto questo crescere, assieme a noi e alla nostra esperienza, ci siamo anche avvalsi dell'Associazione Etica del Gusto, che ha contribuito nel tempo a farci crescere e a confrontarsi assieme a molti colleghi nostri regionali per tutto il discorso di crescita di pasticceria e di altro. Ci sono stati molti confronti con i grandissimi professionisti che hanno portato il loro know-how in associazione, ma soprattutto il confronto con tanti nostri colleghi regionali, che ha contribuito alla nostra crescita e alla nostra consapevolezza. Quindi ragazzi, quello che voglio dire è che comunque se si vuole affrontare questo lavoro bisogna formarsi per crescere. La condivisione insieme a questo gruppo bellissimo di persone è molto forte, quindi affidarsi a questa associazione è sicuramente un mattone fondamentale per la vostra crescita e per il vostro futuro lavoro da qua in avanti. Ciao ragazzi, buongiorno. Sono Paolo Fontano, titolare del Pane Quotidiano, che si trova a Trieste con 8 punti vendita. E novità degli ultimi 2 anni, abbiamo aperto anche un punto vendita dall'altra parte dell'oceano, in specifico a Miami. Che ruolo ha avuto nell'etica? L'etica, allora, uno degli ingredienti per arrivare al successo sicuramente è l'umiltà, non la presunzione di sapere tutto, non la presunzione o la voglia di raggiungere un denaro facilmente, perché non è così, è sempre la voglia con umiltà di andare sempre al confronto con altre persone e il rispetto di altre persone. Questo l'ho trovato tantissimo in questo gruppo di persone dell'etica, dove tanti miei colleghi con tante passioni e tanta voglia di fare mi hanno insegnato tantissimo, sia i miei responsabili, le persone più importanti in azienda, sia le persone che come voi si sono approcciate al mondo di lavoro da pochi mesi. Abbiamo trovato in questa scuola un mondo nuovo, delle cose che impari ogni giorno, un percorso infinito e ve lo consiglio. Ragazzi, avete sentito che storie? Avete visto per esempio Paolo Fontanot dove lavora? Sì, lì, però ogni tanto va a Miami, ogni tanto è nell'altro suo locale. Non è che lo faccia così, adesso è che gli sia arrivata la fortuna, ha coltivato, si è informato, è cresciuto, si è formato soprattutto, ha sposato in pieno l'ideologia dell'etica del gusto e adesso è arrivato dov'è? Come Maritani, che aprirà ben presto appunto a Trieste sulle rive un altro locale, ma come Fratelli Cassin, che hanno fatto proprio di questa passione la professione di tutta la famiglia. Sono in 5 fratelli, poi dopo tutte le compagne, mogli eccetera, ma anche Gangi sono arrivati dalla Sicilia, hanno portato questo patrimonio, il figlio ha fatto la stessa cosa, ha aperto 2 attività nel cuore di Udine e quindi hanno dato ancora più valore non solo alla loro attività ma anche alla località che li ospita, perché vi posso assicurare che è un valore aggiunto per una località avere dei prodotti così. Non so se avete avuto occasione anche voi di girare un po' l'Italia e il mondo, però io penso a gioielli, no, del nostro paese, penso a Portofino, a Forte dei Marmi, in tutte queste località anche montane, tutte hanno un gioiello di panificio, di pasticceria, perché danno comunque valore alla località.
E questo, insomma, se vogliamo avere anche un'altra visione di quello che vi è stato trasmesso e comunicato oggi. Abbiamo una foto che rappresenta i soci dell'Etica del Gusto che trasferiscono le loro conoscenze appunto a voi e a tutti gli ospiti dell'Etica Academy, perché sono i docenti appunto dei corsi base, e chi meglio di loro, con tutta la testimonianza che abbiamo visto finora, sono in grado proprio di trasferire e di trasmettere, oltre che la conoscenza, anche la passione e la strada giusta per percorrere appunto una strada che è quella che vi porterà poi a raccogliere grandi soddisfazioni, perché come vi dicono sempre i vostri genitori, come avrete letto, come vi dicono i vostri docenti, chi semina raccoglie, prima o poi raccoglie, cioè è quasi un dato scientifico, no? Possiamo permetterci di dire. E bene, allora noi speriamo di essere stati chiari, ragazzi, di avervi raccontato in grande sintesi un po' tutto quello che ha a che fare con l'Etica Academy e con l'importanza dell'adesione alla stessa. E però so che avete delle domande, sì, alle quali risponderà la nostra Chiara. Allora, la prima domanda è: quanto viene retribuito il tirocinio? Il tirocinio per tutti e quattro i corsi master è di 500 euro al mese. E, una bella cifra. Sì. Il master di cioccolateria quanto costa? Allora, abbiamo detto che il tirocinio è facoltativo, quindi senza tirocinio costa 1.500 euro più IVA, invece col tirocinio 3.500 euro più IVA. Quindi è una somma importante, però diciamo che bisogna vederla come un investimento, e inoltre noi proponiamo anche senza intermediari la possibilità di pagare più volte, quindi veniamo incontro alla necessità di ciascuno dei nostri iscritti. E un'altra domanda, se i tirocini possono essere fatti anche all'estero? Al momento no, i tirocini vengono fatti qui in regione, principalmente chiediamo agli associati dell'Etica se hanno la possibilità di accogliere i tirocinanti, altrimenti chiediamo ad altre persone che conosciamo bene, sempre qui in regione. Non so se ci sono. No, se nel frattempo ci fossero altre domande, perché abbiamo ancora un'ultima scheda da farvi vedere che è di fatto molto tecnica. Chiara, a te la parola. Vediamo. Giusto qualche dato, qualche nozione, insomma, di ordine pratico che vi può servire per seguire, per aderire a quello che vi è stato proposto in questi 50 minuti. Siamo riusciti peraltro anche a rispettare i tempi. Come ha fatto prima Filippo, ringraziamo ancora una volta i docenti, perché in queste situazioni in cui già si devono inventare di ogni, devono tappare dei buchi, devono riuscire comunque a trasmettere l'insegnamento, non è assolutamente facile. Abbiamo massimo rispetto per quello che state facendo per i nostri ragazzi. Un grande applauso va a voi. Ecco, qui abbiamo il link che verrà inviato anche in chat adesso, dove potete vedere nel dettaglio i programmi dei quattro corsi master, e inoltre potete anche prenotare la visita qui in Etica. Quindi io vi invito a scegliere una data, prenotarvi, e vi accoglieremo personalmente, vi faremo fare la visita dei nostri locali e conoscere i docenti, insomma conoscere lo staff, tutti quelli che lavorano per Etica Academy, e sarà un piacere avervi qui con noi. Quindi per qualsiasi dubbio o domande non esitate a contattarci. La nostra speranza è che questo incontro vi abbia appassionati, che riusciate anche a raccontare ai vostri genitori il succo di quello che è successo oggi. Logicamente, come diceva Chiara, la visita in Etica aspetta non solo voi ma anche i vostri tutori, insomma chi si prende cura di voi e chi sarà curioso anche di capire che strada avete scelto. La domanda che noi genitori facciamo sempre ai nostri figli: ma allora cosa intendi fare? Come si diceva prima, sia che vogliate essere degli eccellenti collaboratori o dipendenti, sia che vogliate diventare degli impavidi, bravissimi e preparati imprenditori, quello che fa per voi è l'Etica Academy, dopo il percorso lodevole che già state portando avanti in compagnia dei vostri docenti nei vari istituti ai quali appunto siete iscritti per la vostra formazione superiore. Quindi io ringrazio. Una domanda. Che studi abbiamo fatto? Allora, io personalmente sono laureata in lingue e letterature straniere, ho passato 7 anni in Francia, ho vissuto là dopo l'Erasmus, e poi quando sono rientrata qui ho fatto un corso pratico di cucina base al Civi Forni Cividale, perché proprio mi appassionava questo argomento, e poi ho avuto la fortuna di trovare Etica
e diciamo che amo questo lavoro perché riesco a coniugare la passione che ho per la cucina, la pasticceria e questo ambiente, e quindi vengo felicemente al lavoro ogni giorno. E mentre Manuel, anche Manuel e Gianluca hanno fatto il Civiform entrambi, e poi hanno avuto esperienze lavorative ognuno in diversi laboratori. Ma abbiamo sentito prima per esempio Gaetano Gangi, invece lui ha fatto un liceo scientifico, poi però il papà e lo zio avevano la ditta, si è appassionato e quindi ha scelto proprio la stessa carriera della professione dei suoi genitori. E ognuno insomma sceglie dei percorsi, noi siamo accomunati tutti comunque dalla grande stima che c'è per questo gruppo di lavoro e dalla caratteristica fondamentale, l'etica, Filippo. Sì, penso ragazzi che poi alla fine l'elemento che vi contraddistinguerà nella vita è il reale impegno. L'etica non è altro che questo, la voglia di migliorare se stessi e avere la fortuna di avere vicino delle persone che vadano a scavare dentro di voi e tirare fuori quelli che sono i vostri talenti, che necessariamente saranno diversi l'uno dall'altro. Questo credo che sia il bello anche della vita. E per cui ragazzi, da parte mia veramente grazie per l'attenzione che avete posto. E spero veramente di potervi incontrare qua e riuscire a crescere insieme. Bene, quindi Filippo Spinelli Barile, che è presidente, lui è stato uno degli ideatori, adesso è segretario dell'etica del gusto, e poi Chiara Selenati invece che svolge il lavoro di segreteria, e poi Manuel Bertossi, responsabile di Etica Academy della formazione, Gianluca Soncin e tutti i ragazzi, lo staff della regia. Vi salutiamo, io Monica Bertarelli, vi ringraziamo per essere stati con noi, voi e i vostri docenti, e buon cammino professionale, insomma, che vi dia solo gran bei risultati. Grazie. Arrivederci.